C'è silenzio. Chiudo gli occhi. Sono disorientata e confusa. Trascino i piedi su una superficie solida, liscia e molto fredda. Un pavimento di marmo pregiato mi riporta in un passato molto lontano, quando ero bambina. Apro gli occhi e non sono sola. Intorno a me vedo generazioni diverse. Donne, bambini, uomini giovani e anziani popolano una grande terrazza affacciata su un lago. Sembra un incontro, ma non lo è. Ci sono preghiere, ma le persone non si guardano. La terrazza è recintata, ma con un varco aperto per scendere al lago. Anche la porta di casa mia era sempre aperta a tutti. Mio padre era una persona generosa e accogliente. Diceva che nessuno doveva bussare e chiedere, ma chi aveva bisogno doveva sentirsi accolto, ascoltato, compreso. Come la vita di ogni singola persona, quest'opera è unica, senza paragoni. Delle tante ipotesi proposte, quella che mi affascina di più è stata formulata da Gustav Ludwig, che nel 1902 interpretava la terrazza come il giardino dell'Eden. È da qui che parte il viaggio verso il paradiso dell'anima, rappresentata dal bambino vestito e seduto sul cuscino. L'anima è in attesa di giudizio da parte della Madonna, dei santi alle sue spalle e dell'allegoria della giustizia, rappresentata dalla donna con la corona sul capo che si trova alla sinistra di Maria. Al di là della terrazza, il paesaggio sembra alludere al percorso compiuto dall'anima per rifuggire il vizio, rappresentato dal centauro che tenta l'eremita, e per arrivare al paradiso, grazie a virtù come la pazienza, l'umiltà e l'astinenza, rappresentate rispettivamente dall'asino, dal gregge di pecore e dalla capra. Non c'è nulla di esotico nello scenario che Bellini dipinge al di là del lago. Se c'è un luogo estraneo, diverso, è proprio la terrazza. Ma è qui che si gioca il passaggio dalla non comunicazione alla comunicazione. Anch'io non comunicavo, però mi portavo dentro una forza. L'incontro con mio marito. Il nostro è stato un viaggio fatto di tanti sacrifici. Con lui sono cresciuta. Non ho mai smesso di studiare, di chiedere conoscenza, come si dice in arabo. Lo studente è colui che chiede. Strada facendo ho riscoperto qualcosa che mio padre mi aveva insegnato. L'importanza di tenere la porta aperta. Riapro gli occhi. Maria alza lo sguardo. E la conversazione ha inizio.